Valuto tutti i Pokémon di sempre, una generazione per video. Cominciamo con la prima generazione, senza neanche l'intro, chi se ne frega. Comunque, Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur. L'idea di Bulbasaur, un varano, più una rana che un varano, però dato che ha il nome Sauro alla fine, a cui viene piantato un seme sulla schiena che cresce con lui fino a diventare una rosa nell'evoluzione di Ivysaur e diventare poi una palma quando si evolve in Venusaur, è davvero davvero un'idea fighissima e credo che sia il miglior starter della prima generazione. Se poi contiamo che la Mega e la Giga sono praticamente delle foreste, è davvero bella. Charmander e Charmeleon sono semplicemente delle lucertole a cui hanno dato fuoco alla coda. Sì, carina l'idea che se a Charmander o Charmeleon si spegne il fuoco sulla coda crepano, così come il maestoso e bellissimo ed elegantissimo Charizard. Però purtroppo anche qui l'idea, sì, c'è quella storia, quella leggenda nella quale una lucertola riceve un potere talmente forte da farla diventare un drago. E sì, quello è l'effetto che si vuole dare a Charmander, Charmeleon e poi Charizard effettivamente, però non è un drago, è solo una lucertola a cui sono spuntate le ali. E anche se è il mio Pokémon preferito, sono enormi, non è un'idea geniale. Squirtle, Wartortle e Blastoise. Squirtle è una tartaruga. Wartortle è una tartaruga con il pelo. Blastoise è una testuggine con dei cannoni che le escono dalla schiena. Sono cannoni d'acciaio? Allora perché non è secondo tipo come gli altri Pokémon starter, visto che nella seconda gen hanno introdotto l'acciaio? Sono cannoni ossei? Possibile. Non mi sembra venga mai spiegato che i suoi cannoni sono fatti d'acciaio. Potrebbe essere una cosa che si sviluppa col Pokémon e che riprenderebbe il concetto di evoluzione e lo porterebbe a un livello qualitativo alto, perché evoluzione, il Pokémon evolve e crescono dei cannoni con lui. Sono cannoni fatti d'ossa? Beh, potrebbero. Beh, carino comunque. Wartortle è più carino degli altri, però. Caterpie è un bruco, diventa una pupa e dalla pupa esce la farfalla. E questo è un Pokémon, è un animale, è questo il concetto di Pokémon che si evolve. Più nel regno animale, vero, più che nel regno dei Pokémon, dove ad oggi le evoluzioni sono più inventate piuttosto che seguono una linea evolutiva reale, così come Weedle, che si evolve in Kakuna, in un bozzolo, e poi in Beedrill, un'ape. Pidgey, Pidgeotto e Pidgeot. Sapendo che adesso abbiamo un Pokémon di nome Pidove, chiamare Pidgey un galletto, una gallina, non è proprio il massimo, perché Pigeon è piccione, Pidgey, Pigeon. Però diventa un falco alla fin dei conti, ed è eccellente. Mi piace davvero tanto Pidgeot, mi è sempre piaciuto fin dalla prima ora, quindi non sono un fan dell'ultimo secondo, ed è davvero davvero un Pokémon maestoso e bello. Ci sta. Rattata e Raticate. Un ratto e una pantegana. Finito. Spearow e Fearow. Un galletto e un gallo condor, ha la cresta da gallo ma le ali di un'aquila. Spearow sì, Fearow non mi piace molto, però è abbastanza fortarello. Ekans e Arbok, un serpente e un cobra. Però il fatto che Arbok possa cambiare il suo disegno sull'addome per far paura ai nemici, per farlo diventare una faccia ancora più spaventosa, è davvero davvero interessante e ci sta tutto. Pikachu e Raichu, un altro topo e un'altra pantegana, con la coda più lunga. Sparano elettricità, la possono immagazzinare. Non c'è altro. Sandshrew e Sandslash, un pangolino e un riccio. Sono carini, sì, non c'è molto da dire, è un pangolino che scava e si arrotola.
E Sunslash agli Aculei? Beh, carino. Nidoran e tutta quanta la linea dei Nido. Sono Pokémon davvero belli. Specialmente quando arrivano alla forma finale. Voglio dire, Nidorina e Nidorino per me a livello di artwork battono Nidoqueen e Nidoking. Clefairy e Clefable. Clefairy è il Pokémon fata e il suo riccio sarebbe la punta, la quinta punta della stella. E stessa cosa Clefable, solo che Clefable è un Pokémon fata. A differenza di Clefairy ha le ali. Clefairy ha le ali ma sono davvero piccole. Quindi Clefable è solo un Clefairy gigantesco. Vulpix e Ninetales. Vulpix e Ninetales sono la kizune giapponese. E di Ninetales è molto bello il concetto di Pokémon mitologico. Perché si dice che se chiunque tocchi una delle sue code verrà maledetto per 1000 anni. Ed è davvero un concetto davvero davvero interessante. Il fatto che un Pokémon possa maledirti semplicemente toccandolo. Non lo puoi neanche accarezzare, che se per sbaglio tocchi la coda sei maledetto. Wow, ma 1000 anni, ma a malapena viviamo 80 anni. Questo qua ci vuole maledì per 1000, le generazioni future. Wow, complimenti. Jigglypuff e Wigglytuff sono delle palle rosa. Zubat e Golbat, pipistrelli. Oddish, Gloom e Vileplume rappresentano un altro concetto di evoluzione. Oddish è l'erbetta che esce quando appunto innaffi il tuo terreno, esce quella appunto di erba con sotto le radici che sarebbero il corpo e i piedi di Oddish. Il Pokédex dice che i piedi sono fatti di radice, ma vedendo il Pokémon anche tutto quanto il resto del corpo, così come Gloom è un fiore e il resto del corpo sono radici, ovviamente radici glorificate, e Vileplume, stessa cosa, è la passiflora e il corpo sono le radici. E poi Vileplume è effettivamente ispirato a un vero fiore, la passiflora per l'appunto, che emette un puzzo pauroso, ma ci si fanno i profumi. Carini quindi. Paras e Parasect. Oh, questa è fighissima perché Paras è un paguro, no? Ma non ha un guscio. Non ha una conchiglia nella quale rifugiarsi e quindi dei funghi parassiti gli si sono attaccati alla schiena, delle spore, e iniziano a crescere. Più i funghi crescono, più prendono il controllo della mente di Paras fino a farlo diventare uno zombie. Il vero controllore, la vera mente è il fungo. Ed è una cosa bellissima. Venonat e Venomoth, una palla di peli che diventa una falena. Venomoth è molto carino. Venonat ha gli occhioni belli. Ci sta. Diglett e Dugtrio. Una talpa che si unisce ad altre due talpe. E fanno i tre amigos. Sì, sono talpe. Infatti hanno le zampe. Psyduck e Golduck. Oh, Psyduck è semplicemente un papero. Golduck è invece il K. È ispirato al mitologico K. E si dice che il K abbia poteri psichici, infatti Golduck ha una gemma incastonata sulla testa che gli permette di sparare raggi psichici, infatti impara mosse psico. E è blu come dovrebbe essere un K e anche perché è di tipo acqua. Mankey e Primeape, semplicemente delle scimmie che tirano calci e pugni. Growlithe e Arcanine. Growlithe, beh, è una specie di cane, mentre Arcanine è più figo perché più di Growlithe è ispirato alla Shishi, ovvero un leone giapponese a guardia dei templi sacri. I trasgressori venivano quindi mangiati da questi leoni, anche se in realtà sembra più una tigre. Poliwag, Poliwhir e Poliwrath. Poliwag è un girino, Poliwhirl è un girino più grande. Poliwrath è una rana lottatrice. Bello, mi piace il concetto di evoluzione anche qui. Vabbè, i Pokémon di prima gen erano base, 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 proprio terra, terra, presi dal mondo animale reale. E se ci fate caso, la spirale di Poliwag va in questa direzione, mentre quella di Poliwhir e Poliwrath va in quest'altra direzione. Abra, Kadabra e Alakazam.
sono ispirati palesemente a delle volpi, e se guardiamo la faccia di Alakazam ha il pentacolo rovesciato. È la faccia di un capretto. Lui può evocare il demonio. Non è vero, però penso che sia davvero studiata a tavolino sta cosa, perché altrimenti non si spiegherebbe la conformazione del suo viso. Comunque sia, si pensa che sia ispirato a Udini, visto anche il nome giapponese, ma non è che il design mi faccia impazzire, ma nelle lotte Pokémon era davvero eccezionale. Machop. Allora, l'idea di Machop, che un bambino che diventa Machoke, è interessante, e però non capisco come faccia a evolversi in un tizio con quattro braccia e i piedi perdono delle dita. Si dice che a Machoke si è messa una cintura per far controllare la sua forza. Ma Cina, cioè, quando si evolve, dove la prende quella cintura? E quelle mutande soprattutto. E perché quando si toglie la cintura gli crescono quattro braccia e si evolve in un Machamp? Tra l'altro sempre con le mutande e con un'altra cintura. Cintura perché è il campione dei Pokémon. Come design... Boh. Bellsprout, Weeping Bell e Victreebel. Anche qui il fiore, non ricordo di preciso come si chiama. È una pianta carnivora, ma non mi ricordo di preciso il nome. Però appunto si evolve da una pianta piccolina, diventa sempre più grande fino a diventare Victreebel. È una pianta realmente esistente. Tentacool e Tentacruel, semplicemente delle meduse, delle seppie, dei calamari, dei polpi, sono ispirati a quelli. Più delle meduse, visto che sono velenosi. Geodude the Graveler e Golem. Allora, per Geodude the Graveler non ci sarebbe molto da dire, sono una pietra e la sassaiola, in teoria gravel. Golem dovrebbe, in teoria, dal nome essere ispirato al golem ebraico, però vedendo com'è fatto, no. E posso capirlo, perché i golem di pietra sono semplicemente dei massi tutti quanti uniti insieme da qualche magnetismo strano, e quando Golem esplode il suo corpo si divide effettivamente quando usa esplosione, ed è interessantissimo come concetto, davvero davvero bello. Mi piace che quando esplode si divide in tutti quanti i pezzi e vai dall'allenatore a ritrovare tutti quanti i pezzi dopo. Ponyta e Rapidash. Ponyta è semplicemente un cavalluccio infuocato. Rapidash è un unicorno. Mi fa paura più che altro che Ponyta abbia uno zoccolo 10 volte più duro del diamante. Come fai a misurare qualcosa di 10 volte più duro del materiale più resistente al mondo? Rapidash invece appunto è un unicorno. Carino, mi piace anche come è più elegante di Ponyta, è accattivante. Slowpoke e Slowbro, un ippopotamo spiaggiato di dimensioni però più contenute, a cui viene morsa la coda e diventa un ebete più di quanto non fosse prima. Infatti Shellder morde la coda e diventa la mente. Slowpoke, fun fact, significa persona lenta a eseguire un certo tipo di azione. Magnemite, una palla di ferro con delle calamite attaccate, che evolvendosi, attaccandosi ad altri due Magnemite, diventa Magneton. Wow. Farfetch. Farfetch è stato spesso sbagliato per l'evoluzione di Doduo dai non fan della serie. E infatti nel primo album di figurine Pokémon c'era Farfetch che si evolveva in Doduo e poi in Dodrio. Però no, Farfetch è una quaglia, è un Pokémon a sé stante e combatte con un gambo, con le zampe da papero. Vabbè. Doduo è appunto il Dodo, l'animale, un animale estinto neanche tanti anni fa, se vogliamo, con delle ali talmente piccole che non gli permettevano il volo. Nonostante Doduo sia effettivamente ispirato al Dodo, il Pokémon è più simile a un animale ormai anch'esso estinto chiamato Moa, dato che le sue ali sono praticamente invisibili e il collo lungo, e il corpo è più simile a una sfera, come appunto quello di Doduo, e
E anche quello di Dodrio. Sil e Diogong. Una foca e un dugongo. Quindi, idea... me, design di Diogong. Carino. Neanche troppo ispirato, eh. Grimer e Mac. Una poltiglia fangosa che esposta a delle radiazioni diventa viva. Ok, ci può stare. Shelder e Cloyster, una capasanta e una vagina. Shelder e Cloyster, una capasanta e un'ostrica. Ghastly, il Pokémon gassoso che nella prima generazione, nel primo videogioco, era lo spray di Paint. Ed era giusto così perché è un Pokémon gassoso. Non ha una forma ben definita, no? Però disegnarlo nell'anime sarebbe stato una rottura immane e quindi hanno detto facciamo una palla e via. Hunter e Gengar. Hunter, voglio un ammasso di ectoplasma che ha preso una forma ben definita. Gengar si dice sia l'ombra di Clefable. E questa cosa mi fa impazzire perché è proprio quello che è. È davvero, davvero una figata assurda. È la parte malvagia di Clefable che nasce dall'ombra e si scinde dall'essere buono, animato da buoni sentimenti, che vuole far del bene per portare il caos sulla terra. Un po' come Piccolo in Dragon Ball. Onix è un serpente roccioso che con gli anni diventa sempre più liscio. Lo dice il Pokédex, dice che con l'anzianità diventa più liscio. Immaginatevi voi un Onix liscio. Drowsy e Hypno. Un tapiro e un tapiro con una mente più acuta? Non lo so, come lo definireste voi Hypno? Il Pokédex dice che senza volerlo si porta via dei bambini, li ipnotizza e se li porta via. Va bene, è molto inquietante. Krabby e Kingler. A fine video poi inoltre vi dirò la mia sulle Mega e sulle Giga. Krabby e Kingler, semplicemente dei granchi. Voltorb ed Electrode potrebbero essere rispettivamente basati su uno Tsukumogami, che è uno spirito che va ad abitare un oggetto dopo 100 anni appunto dalla creazione dello stesso, acquisisce uno spirito e ciò si rifà al numero 100 di Voltorb, ma potrebbero entrambi anche essere delle marker ball, delle palle che vanno appunto sui fili ad alta tensione, ma anche potrebbero star a rappresentare dei Mimic, che sono dei mostri che appunto replicano delle ceste del tesoro negli RPG. In questo caso, in Pokémon, tu trovi degli oggetti dentro le Pokéball e loro appunto replicano delle Pokéball. Dove tu trovi gli oggetti, ma invece dell'oggetto, tatan, c'è la sorpresa, c'è Voltorb. E anche se sembra banale come idea, per me è fighissima, funziona alla perfezione, ti dà quell'idea di aver trovato un oggetto invece a un Voltorb, quindi funziona egregiamente. Il design, vabbè, deve essere un Mimic, quindi non può essere chissà cosa, ma mi piace molto l'idea, quindi approvo in pieno. Execute, delle uova che diventano una palma. Perché? Non mi piace per niente Executor. Cubone e Marowak. Più che altro qui è il fatto che Cubone indossi il teschio della madre morta, ma in realtà i Cubone nascono già col teschio in testa, quindi non ha molto senso, a meno che non se lo tolgono quando muore la madre e si mettono quello della madre, ma devono aspettare che vada in decomposizione e non è che gli la squattano. Che immagine brutta. Comunque, quando crescono, il teschio si salda e diventano Marowak. Hitmonlee e Hitmonchan, Bruce Lee e Jackie Chan, calci e pugni, bah. Lickitung, un camaleonte, rosa, tipo normale, design, meh. Coughing e Wheezing, delle palle nate dallo smog, quindi sono gas compressi che hanno preso vita e esplodono e fanno danni. Pokémon proprio ispirati da una mente geniale. Rhyhorn e Rhydon. Rhyhorn non mi piace molto, è semplicemente un rinoceronte, ma Rhydon ha un design bello perché è un rinoceronte su due zampe e fa paurissima.
Quindi mi piace per quello che ti mette una paura maledetta e ha una coda bella lunga con quale dà delle mazzate paurose. Davvero bello, mi piace. Chansey è un Pokémon atipico, Pokémon che porta fortuna. Infatti si chiama Lucky in giapponese. Ti dà da mangiare. È il Pokémon nonna. Tangela. Grovigli di liane con delle gambe e dei piedi e degli occhi. Kangaskhan. Un canguro con il figlioletto dentro. È forte, tira calci e pugni paurosi. Finito qui. Design base proprio. Corsi e Sidra, anche qui, cavalluccio marino. Non c'è altro. Perché? Prima gen, ragazzi, la migliore. Sì, contaci. Goldeen e Seeking, due pesci rossi. Sono due pesci rossi, non c'è altro. Sto impazzendo per dare un giudizio. Non hanno nulla. Sono i Pokémon meno ispirati di sempre. Staryu e Starmie. Una stella marina! Mr. Mime, un Mimo! Scyther, una Mantide, Jinx, una Ganguro o una Gal se preferite, che però ha poteri psichici. E era nera, adesso è viola. Electabuzz, qui questo, ok, è un demone, un Oni del tuono, così come Magmar lo è del fuoco, anche se Magmar sembra più un papero, poverino, un papero che sputa fuoco. Pinsir. Ispirato a un coleottero cervo, Tauros, un toro, un bisonte in realtà, più che un toro, con tre code. Magikarp, Magikarp è una carpa che risalendo la cascata si evolve in Gyarados, o Gyarados più giusto dire. E Gyarados è ispirato al Gyaos, che è un animale mitologico. Serpentiforme. Sì, richiama il drago cinese, ma non è un drago. Il tipo non è drago. Lapras, il mostro di Loch Ness. Però è carino. Non è un mostro, è carino, dai. Ditto, scarti di Mewmar riusciti, perché è quello che è. Eevee è un volpino che si evolve in una volpe che sputa acqua, che emette elettricità e che sputa fuoco. Vaporeon è bello. Gli altri pure. Porygon, il primo Pokémon creato dall'uomo, infatti è spigoloso perché la tecnologia di un tempo non ti permetteva di realizzare anche col computer dei poligoni perfettamente lisci. Omanyte e Omastar, delle cucciole di mare che sono tornate in vita dopo essersi estinte. Kabuto e Kabutops sono i Pokémon che non dovevano mai essere riportati in vita, specialmente Kabutops, perché in realtà la testa di Kabutops sarebbe tutta quanta il corpo, solo che dal corpo escono degli arti che ti vogliono uccidere. Ed è abbastanza veloce e fa abbastanza male. Beh, il Pokédex dice che ti trancia in mille pezzettini, però. Aerodactyl, un pteranodonte con una mascella incredibile. Bello, mi piace. Snorlax, un orso che mangia e quando si sveglia fa danno. Articuno, questo Pokémon poverino si dice che appaia agli scalatori che sono destinati a morire in montagna. Bravi. Zapdos crea tempeste di fulmini e appare vicino alle centrali elettriche. Moltres è la fenice. Moltres è bello. Cosa gli vuoi dire? È bello. Dratini e Dragonair. Sono dei draghi cinesi. Dragonite. Perché Dragonite? Perché? Poteva essere molto più sinuoso con le sue forme. No, è un chiattone. Anche il suo nome richiama quello di un drago cinese. Cioè Dragonair, guardatelo quanto è bello, quanto è elegante. Boom. Perché c'è questa storia di quel serpente che prendendo un gioiello che cade dal cielo a random, Dragonair infatti è il gioiello, diventi un drago. Ha senso come teoria, ma come esecuzione no. Non è possibile. Comunque, finiamo con gli ultimi due, Mewtwo e Mew. In realtà Mew dovrebbe venire prima di Mewtwo, perché Mewtwo è il clone di Mew,
fuso con DNA umano e quindi ha assunto una forma e un potere psichico tale da potergli permettere di comunicare con gli umani nel film, che potrebbe anche essere considerato canonico, perché i film Pokémon, vuoi o non vuoi, si trovano sempre in mezzo a una linea temporale precisa. Pokémon con un intelletto tale da permettergli di comprendere e parlare il linguaggio umano tramite telepatia. Mew è un gatto che ha acquisito dei poteri psichici. Si dice sia il primo vero Pokémon mai apparso sulla Terra. Dopo Arceas o Arceus o Arceus, chiamatelo come vi pare, Zeus, che però in realtà no, perché ci sono Mesprit, Azelf, Uxie, Dialga, Palkia, Giratina, i giganti. Diciamo che i Pokémon leggendari, più che altro Mew, è un Pokémon antico più che leggendario. Sembra che si sia scisso poi in tutti quanti gli altri Pokémon, tranne appunto i leggendari, e detto che è un esperimento fallito di clonazione di Mew. Quando poi hanno aggiunto le cellule umane, hanno visto che effettivamente funzionava. Ed è anche per questo sembra che Ditto abbia il potere di usare trasformazione, che è la prima mossa che impara Mew. Coincidenze? Può essere. Comunque, questo video termina qui. La prima parte perlomeno è durata anche troppo. Nella prossima vedremo tutti quanti i Pokémon di Johto. Prima di concludere, parere sulle Mega. Mi piacciono tutte. Parere sulle Giga. Copperà già Gigamax non deve esistere. Questo è tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Instagram se volete seguirmi, link in descrizione. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!